Quanto tempo è necessario per diventare developer? Questa è la tipica domanda da 1 milione di dollari. Già. La cosa bella è che non me l'ha fatta nessuno. Quando penso ai video, io dico, quale domanda potrei rispondere? E quindi me le faccio da solo e mi metto in difficoltà da solo. Vabbè. Come in tanti casi però la risposta dipende. E in parte ho già spoilerato il resto del video, però ci tengo chiaramente a giustificare la cosa e a dire altre cose a riguardo. Allora, parto intanto da un altro presupposto. Io posso dire quanto non basta. Non bastano sicuramente poche settimane, non bastano 3 mesi, non bastano 4 mesi. Sui 6 mesi facciamo un discorso a parte, ma su quello che vedo oggi, relativamente a corsi online, in aula virtuale, anche corsi professionalizzanti organizzati da regioni, istituti, come dire, hanno il retromessaggio, anzi, neanche così retro, cioè hanno il messaggio di trovare un'opportunità lavorativa dopo 3 mesi di corso, di formazione, anche partendo da zero. E io su questo vi dico, ragazzi, in 3 mesi forse capite se vi piace quello che state facendo, ma da qui a essere pronti per il mondo del lavoro ce ne passa parecchio, perché è quello che poi vi troverete a fare nel mondo del lavoro sarà una cosa completamente diversa rispetto a quello che avete vissuto nei 3 mesi precedenti. Inoltre, in questi 3 mesi, quello che ho visto in questi corsi, 3-4 mesi adesso, si toccano un sacco di tematiche, a volte anche completamente diverse da loro, tra loro, ma senza un vero approfondimento sulle specifiche tematiche. Cioè, in 3 mesi si tocca, per quello che riguarda il web, ad esempio, HTML, CSS, JavaScript, Node.js, MySQL, Mongo, tutto il mondo esistente. E la stessa cosa vale, ma ho visto anche per corsi nel mondo mobile, cioè in 3 mesi Swift e Java con focus su Android. Ragazzi, in 3 mesi veramente non ce la fate a diventare bravi da poter entrare nel mondo lavorativo. Sicuramente acquisite delle conoscenze, ma non avete neanche avuto il tempo di metterle in pratica, quelle conoscenze. E allora uno dice: ma scusa, ma allora perché questi dicono queste cose? Ecco, io spero che su questo video atterrino tanti che si sono magari interessati alla programmazione e a volerne fare una carriera proprio in virtù di questi annunci che vedono anche sui social, su Instagram, Facebook, e che quindi stanno cercando informazioni. Perché funziona, secondo loro, il metodo ti forma in 3 mesi e trovi un'opportunità lavorativa? Perché effettivamente le opportunità lavorative ci sono. Si aprono degli spiragli anche per chi in 3 mesi impara a conoscere Java, impara a conoscere il front-end, impara a conoscere la programmazione mobile, però dovete fare molta attenzione perché le aziende che sono disposte ad assumere persone con così poche competenze, con così poca esperienza sul campo, sono di un certo tipo. E non è detto che siano aziende per cui valga la pena lavorare. Attenzione, anche qui grosso disclaimer, ci sono un certo tipo di persone a cui va benissimo entrare in un certo tipo di azienda con, tra virgolette, un ruolo impiegatizio dove c'è il compitino da fare, si entra al mattino, si fa il compitino, si esce la sera, fine. E dove non, diciamo, l'evoluzione e la formazione quasi non esiste. Ci sono altre persone per cui questo ragionamento non va bene, non funziona. E per quel tipo di persona fare questo tipo di approccio, quindi formarsi velocemente, trovare lavoro e andare a lavorare in queste aziende diventa deleterio. Anzi, diventa un danno, perché noi magari entriamo con la speranza di entrare in un'azienda che mi faccia crescere, che mi faccia acquisire nuove competenze, in realtà poi non è così. Perché quell'azienda che ha
scommesso su di me dopo solo 3 mesi di formazione, non è detto che abbia così tanta intenzione di investire ulteriormente, perché magari gli conviene di più prendere un altro novellino che esce da uno di questi corsi, prenderlo, piazzarlo e farlo lavorare, piuttosto che investire sulla formazione delle persone che sono già in azienda. Poi bisogna vedere anche come sono strutturati questi corsi, da chi sono erogati, anche a livello di docenza, qual è il background di queste persone, quali competenze ci possono dare, quanto possono andare in profondità. Ad esempio, un discorso diverso è su alcuni percorsi di formazione che durano magari 6 mesi o anche più, che sono full time, che quindi richiedono un certo tipo di impegno alle persone, sia in termini di tempo, sia in termini economici, e che quindi possono, da un certo punto di vista, far acquisire più competenze, andare un pochino più in profondità. Questo è sicuramente vero, ma anche in quel caso, da feedback diretti, ve lo posso garantire, comunque manca qualcosina, manca l'esperienza sul campo. E se non è possibile acquisirla in 6 mesi, sicuramente non è possibile acquisirla in 3. Quindi il tempo vero per poter diventare dei developer è determinato da quanta esperienza fate. Acquisire delle competenze oggi è un'attività molto veloce e molto immediata. Ci sono tonnellate di video, tonnellate di articoli, tonnellate di corsi e con cui possiamo acquisire delle conoscenze in modo molto rapido. Ma la differenza non la fa il tempo in cui acquisiamo le competenze, lo fa il tempo in cui quelle competenze le rendiamo parte del nostro metodo e siamo in grado di governarle. E quello è un tempo estremamente variabile. Non è uguale per tutti. C'è chi va più piano, c'è chi va più veloce. C'è chi lavora, c'è chi non lavora. C'è chi riesce a spendere mezz'ora al giorno, c'è chi riesce a spendere 4 ore al giorno. E quindi è impossibile che ci sia un tempo uguale per tutti. Ed è per questo motivo che, diciamo, l'approccio classico di insegnamento, quindi la classe, da un certo punto di vista non funziona sempre, perché, come in tutte le classi, che sarà capitato anche a scuola, c'è quello più bravo e c'è quello meno bravo. E l'insegnamento generalmente, questo non è solo per quanto riguarda la programmazione, ma in generale, è sempre allineato a quelli che vanno un po' più piano, perché hanno bisogno di più attenzione. Il problema poi qual è? È che chi va più veloce si annoia e va più piano per colpa degli altri. Chi va più piano e magari avrebbe bisogno di ulteriore supporto, non riesce ad averlo, perché il programma deve continuare, ragazzi. C'è un tempo stabilito, quel corso, quel programma si deve chiudere entro tot tempo. Hai capito? Bene, non hai capito? Ragazzi, te lo andrai a studiare in separata sede. Quindi magari ci saranno persone che comunque anche in quel tempo non avranno acquisito le nozioni o le avranno acquisite molto, molto, in maniera molto blanda e non avranno magari neanche capito. Avranno detto, ok, va bene, si fa così, però non avranno esattamente capito che cosa si fa. E questo si risolve esclusivamente con la pratica. Più pratica si fa, più si capiscono i concetti, più si riescono ad assimilare e più si riescono a governare nel tempo. Dopodiché sarà sempre più semplice andare ad acquisire nuove competenze, perché avremo acquisito un metodo. Sapremo che, diciamo, il metodo è studio, metto in pratica, studio, metto in pratica, 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 pratica. Quanta pratica devo fare? Non c'è un limite. Chiaramente non mi basta un progetto per poter dire ok, lo so fare. Magari me ne servono 4, 5, 10. Un buon modo per capire a che livello siete è quello di confrontarvi, magari anche facendo dei colloqui. Potete candidarvi per qualche posizione e vedere se le vostre attuali competenze rispettano gli standard a cui volete ambire. Potete poi anche dire di no all'offerta lavorativa. Un consiglio, ad esempio, che è venuto fuori in uno degli eventi che abbiamo fatto noi, è quello di dire:
sfruttare i colloqui come palestra. Quindi facendo colloqui con aziende per cui non ci interesserebbe lavorare, però li sfrutto per innanzitutto capire a che livello siamo, capire come sono fatti i colloqui, prendere dimestichezza e quindi non fare colloqui con aziende per cui realmente vorremmo andare a lavorare, in modo tale da non bruciarci. E quindi questo può essere un buon modo per capire qual è il livello a cui devo ambire, che cos'è che mi manca ancora, dove mi devo perfezionare, perché altrimenti è chiaramente difficile, cioè bisognerebbe prepararsi su tutto lo scindibile per poter essere delle persone preparate e adeguate a determinati contesti. Però fare dei colloqui ogni tanto, presentarsi per qualche posizione, non è un peccato, anzi, aiuta a capire dove si può migliorare. Però mettetevi bene in testa una cosa, la fretta non è uno dei parametri da cui vi dovete far condizionare. A meno che non siate nella situazione di aver bisogno di un lavoro, perché magari non ce l'avete, siete ristrettezze economiche, quindi da quel punto di vista prima è, meglio è, ma in tutti gli altri casi la fretta non deve essere un parametro. Perché più tempo spendete a sperimentare, studiare, informarvi, aggiornarvi, fare tantissima pratica, non mi stancherò mai di dirlo, la pratica è la chiave, più tempo spenderete e migliori sarete da questo punto di vista. E, potete gestirvi il tempo nel modo che credete migliore, però non c'è una situazione in cui potete dire ok, mi servono 100 ore per arrivare a quel livello e quindi prendo quelle 100 ore e le suddivido in tota settimana. È un ragionamento possibile perché comunque almeno vi stabilite un obiettivo, ma non è uno standard valido per tutti, perché ognuno quelle 100 ore, ad esempio, le può sfruttare in maniera diversa. Un'ora di tempo non porta tutte le persone allo stesso risultato, c'è chi va a una velocità, c'è chi va a un'altra velocità, come dicevo prima. Quindi la risposta a quanto tempo serve per diventare developer, l'ho detto all'inizio, dipende, dipende, dipende. Possono bastare effettivamente 6 mesi, però se devono essere 6 mesi a fuoco, un anno sicuramente è un tempo molto più adeguato, perché in un anno, se io studio e metto in pratica per un anno, beh, sicuramente un buon livello di competenze lo riesco ad acquisire. Quindi, se vogliamo per forza di cose dare un tempo per chi parte da zero, un anno effettivo, non un anno solare. Quindi non è che se oggi che sto registrando questo video è il 10 ottobre, il 10 ottobre dell'anno prossimo sono uno sviluppatore. No, è un anno effettivo speso sui video, sui libri, sui tutorial, a fare pratica per poter essere effettivamente sviluppatore. Quindi ho provato anche a dare una stima. Magari qualcuno può dirmi: no, guarda che sei pazzo, è troppo o è troppo poco. Però se proprio vogliamo essere onesti, sicuramente non 3 mesi. Ragazzi, toglietevi la testa, 3-4 mesi. In 3-4 mesi forse vi piace la materia, ma da lì a dire divento sviluppatore dopo 3 mesi, no. Ci sarebbe altro da dire. Ho visto passare degli advertising che sono da mettersi le mani nei capelli, per questo che io non li ho, ma terribili, veramente terribili. Non solo nell'ambito web, ma anche in altri ambiti. Cioè, per esempio, non è possibile dire divento sviluppatore in uno stesso arco temporale con carriere diverse. Cioè, che ne so, web development e game development. Sono due percorsi completamente diversi, con nozioni, dove sono richieste nozioni completamente diverse e quindi livelli completamente diversi. Non c'è un tempo uguale per tutti e un tempo certo per tutti. E
La differenza sta solo nell'impegno e quanta pratica fate e in quanto veramente volete raggiungere quell'obiettivo. Se vi svegliate al mattino e ritenete, e la prima cosa a cui pensate è: devo mettermi a studiare, devo mettermi a fare pratica perché quello è quello che voglio, allora molto probabilmente vi servirà poco tempo. Perché la vostra volontà e la vostra passione è talmente forte che vi farà raggiungere quell'obiettivo molto prima di altre persone a cui lo stesso obiettivo non dà lo stesso tipo di stimolo. E quindi magari lo mettono in secondo piano, prima fanno altre cose, poi studiano magari nei ritagli di tempo. A parità di tempo impiegato e di studio, chi ha la passione, chi ha la volontà, chi ha la forza di volontà arriva prima. Quindi quell'anno che ho detto prima, per alcune persone potrebbe effettivamente essere 6 mesi, perché la loro forza di volontà e la loro determinazione li porta a raggiungere quell'obiettivo più velocemente. Quindi spero un po' di aver chiarito i vostri dubbi. Molto probabilmente vi avrò confuso ancora di più le idee. E quindi se volete discutere ancora di queste tematiche, sapete come raggiungermi. Gruppo Telegram, potete scrivermi anche in privato su Telegram, io sono sempre felice di rispondere. Comunque, se vi capita, mettete anche un bel like al video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!